Music Band è il nuovo corso di musica per la scuola secondaria di primo grado firmato da Katia Cardillo Piccolino e Cinzia Ponsillo e nato dalla volontà di formare l'identità musicale dei ragazzi. La metodologia si basa sul principio della motivazione all'apprendimento. L'alunno studia musica perché si diverte, perché ama quello che fa. La musica così è alla portata di tutti. Inoltre, l'allievo è al centro dell'azione didattica e viene introdotto all'esperienza della musica attraverso attività sul vissuto quotidiano. Vediamo insieme le principali caratteristiche. Prima caratteristica, l'inclusività. La musica è una delle discipline per natura più inclusive di tutte. In Music Band l'inclusività è presente nelle attività di classe, nel cooperative learning e nei laboratori di canto e suono. L'organizzazione in lezioni dal taglio operativo permette ai docenti di realizzare interventi personalizzati con strategie adeguate a ciascun allievo. L'inclusione è presente nei laboratori Suoniamo e Cantiamo Insieme, che chiudono ogni lezione e propongono brani per l'esecuzione ritmico-melodica con più strumenti. E con 300 basi personalizzate, proposte in tonalità adatte a favorire l'esecuzione vocale e strumentale delle melodie, tutti possono conoscere e utilizzare la musica. Seconda caratteristica, la musica per un giorno speciale. Il tomo C, dal titolo proprio Musica per un giorno speciale, è una peculiarità del nostro Music Band. Segue e racconta i temi delle varie giornate mondiali come la Shoah, il problema ambientale, il problema della violenza sulle donne, il bullismo, l'uguaglianza. Ascoltare e suonare i brani coinvolge i ragazzi e li aiuta a riflettere su temi importanti. Terza caratteristica, il grande spazio dedicato alla storia della musica. Il tomo B comprende la presentazione degli strumenti musicali e la storia della musica dalle origini ai giorni nostri e la musica etnica. Una chicca molto speciale, Note in rosa, ovvero la storia della musica interpretata attraverso il contributo delle donne musiciste, con un percorso inedito per scoprire le figure femminili di rilievo, protagoniste della storia della musica. Quarta caratteristica, l'educazione alle emozioni. Le esercitazioni e i box educazione alle emozioni portano l'attenzione sulle sensazioni che regala la musica. Per insegnare ad ascoltare e esprimersi attraverso musica e parole e ad acquisire competenze per la vita. In più, le pagine Focus offrono materiali per approfondimenti e percorsi interdisciplinari, come quelle dedicate all'apparato di fonazione. Mentre Comics Music, le rubriche a fumetti, spiegano in modo semplice e accattivante alcuni concetti musicali fondamentali. Passiamo in rassegna ora le caratteristiche dell'opera nel dettaglio. Un laboratorio pratico di canto, per imparare a cantare non solo per imitazione, ma leggendo le note. Utilizzo dei colori per aiutare a riconoscere con immediatezza note e pentagrammi, facilitando l'apprendimento e favorendo l'inclusione di tutti gli allievi. Esercizi sulle competenze con verifiche a difficoltà crescente, orientate all'acquisizione delle competenze e alla produzione autonoma sui contenuti di apprendimento. Guide all'ascolto accompagnano in modo graduale verso la comprensione dell'opera musicale e formano un gusto critico. Una mappa concettuale per ogni sezione, facilmente leggibile, riassume i contenuti chiave rendendo la didattica estremamente inclusiva. Cooperative learning che si esprime nelle schede Suoniamo e Cantiamo, con attività di musica d'insieme. Ogni unità si apre con un'attività di flipped classroom, con spunti di riflessione, contenuti extra e proposte di attività. I compiti di realtà, semplici attività ispirate a situazioni reali, stimolano le competenze musicali. Una musica interdisciplinare in cui le linee del tempo collegano fatti storici e storia della musica. Tutti i brani dell'antologia segnalano da 1 a 4 diversi livelli di difficoltà. E in merito alla didattica digitale integrata, oltre a quanto già visto, sono presenti numerosi altri strumenti e risorse, contenuti facilmente accessibili e condivisibili in tutte le piattaforme education per facilitare lo studio in qualsiasi modalità.